destino di Adrien Rabiot alla Juve è ancora decisamente incerto. L'Inter è pronta a condannare i diretti rivali per il centrocampista, in un acceso triangolo con Londra. Eppure, le cose sembravano mettersi al meglio con l'arrivo di Thiago Motta in panchina. I due si conoscono fin dai tempi del PSG e le caratteristiche del mediano sarebbero particolarmente utili all'ormai ex Bologna, sia in fase di copertura, sia nella proposizione del gioco. L'accordo economico, però, non è ancora arrivato e non è detto arrivi mai, con diverse big europee all'orizzonte e pronte a convincere il ragazzo a lasciare la vecchia signora dopo diversi anni decisamente altalenanti. Ad aggravare la situazione potrebbe pensarci l'Inter. I nerazzurri erano stati direttamente accostati al francese, ma in realtà si sentono a posto così a centrocampo con l'arrivo di Piotr Zielinski e preferirebbero privilegiare l'acquisto di un modo difensore e di un quinto attaccante, oltre al portiere da affiancare a Jan Sommer. Ovviamente, a chiudere il triangolo con nerazzurri e bianconeri, potrebbe esserci una delle maggiori big inglesi e che ha bisogno di avviare un progetto totalmente diverso a partire da quest'estate. Stiamo parlando del Chelsea che, dopo l'ennesima stagione al di sotto delle aspettative e nonostante i tanti soldi spesi negli ultimi anni, non ha centrato neanche un posto in Europa e ha deciso di ripartire dalle idee di Enzo Maresca. L'Inter fa muro per Barella, Maresca piomba su Rabiot. Maresca, da buon italiano e attento alle dinamiche della Serie A, ha subito messo nel mirino Nicolò Barella e il Chelsea sarebbe stato disposto ad accontentarlo con una somma veramente importante da destinare all'Inter e al ragazzo. Il rinnovo di contratto della mezzala, però, è sempre più vicino, la firma è imminente e non ci sono più dubbi sulla sua permanenza a Milano. Per questa ragione, il Chelsea sta già pensando a profili simili su cui potrebbe ripiegare e l'intenzione è convincere Rabiot a trasferirsi in Blues, con un ingaggio importante e un contratto piuttosto lungo. Il francese può accettare, in caso di mancato accordo con la Juve, e chiudere così la sua avventura in Italia.